Ci siamo. Buongiorno. Lo schiso. Mamma mia, stamattina ha schisato proprio. E Arzuga pure. Fondamentalmente, oggi... No. Vabbè. Sta pieno. Cioè, spullula di figa. Mamma mia, c'è anche il Babbo Natale sta guardando. Sono belli, però non li svegliamo stamattina, lasciamoli riposare. Ma ciao, mamma mia, guarda quanto è contento, lui sta vista figa tutta la mattina, grande babbo, mi raccomando. Mamma mia, quanto è bello, ma di che volevo parlare? Solo pianeti contraddittori in Giove, con Mercurio e Saturno in seconda casa, cioè addirittura adesso c'hanno anche le seconde case, non ci si può muovere a sto cazzo di posto perché sei in zona non so che cazzo di colore e loro stanno in seconda casa. Ma che cazzo d'oroscopo è? Quando parto e leggo ste due righe, che devo fare? Devo dare una capocciata sul volante? Che devo fare? Come mi devo comportare? Se c'è Giove. Ma ci manca che arriva anche Hercules, il satiro, quello basso, con il capretto di lì, e che famo? Io boh, non lo so veramente, che cazzo lo scrivete a fare l'oroscopo, andate a fanculo voi l'oroscopo. Questi ve lo dico io, si sono oroscopati la testa proprio, si la so oroscopata, io, bah, no parole, si sono oroscopati e niente, dicono le cazzate a coco, scrivono ste stronzate, porco cane. E niente. Vi volevo dire che è appena uscito il video su YouTube, fate swipe up, andate a commentare, andatelo a vedere, fate un po' quello che vi pare, alzate sul ditino, andate a vedere l'ultimo video epocale, bam! Casa, ma quanto sei bello, che guarda tutta la figa così davanti, cioè, ma tu sei il Babbo Natale più fortunato al mondo, guarda che lavoro, il regalo te l'ho fatto io, ma questo sarà l'attrazione d'estate, guarda. Si muove. Ma guarda, risponde pure sto Babbo Natale. Panza. Grande babbo, adesso andiamo su che stasera, ragazzi, prevedo fuoco. Oh! Ma che è questo? Che è? Te ne hai buttato la tua! No, non iniziamo subito così per allora fa... tu sta fermo che le mani! Ti controlla. Perché... scemo, mi butta l'acqua di qui, mi fa un casino. Oh, te l'ha detto! No! L'ha detta, non l'ha detta, attenzione! Parte subito il VAR, devo andare al VAR! Guarda, sa che l'ha detta, non vuole che vada al VAR, dove andà? Va a fanculo! No! Levati di coglione! No! Che il video sta andando alla grande, vi è piaciuto, spammatelo, perché io non sapevo che cazzo voleva di spammatelo, però spammatelo dappertutto, spammatelo, fate le storie e spammatelo. Sì, è arrivato Francesco direttamente da Marotta, ristorante Garagol, ci porta il pesce per questa sera, incredibile, grandissimo, pesce strepitoso, adesso ce l'andremo a mangiare e il sabato e la domenica lui arriva fino a Perugia a consegnare, vero? Sì. Eccolo, vai. E il Garagol. A bomba. Adesso lo mangiamo con nonno al top. Vai. Sabato, domenica, chiamate, arrivo, Che c'è di buono, Francesco? Spigola, frittura, di tutto e di più. Grigliata mista. Sabato e domenica. Il Garagol. Spedizioni anche in Umbria, vero? Quindi, la Marotta. Adesso l'assaggiamo e poi... com'è? Vai. Poi che c'è? Guarda di filo roba. Guarda. Che è? Oh, mamma mia. Antipasti, via. Vai, grande Francesco. Dell'ottimo pesce, sicuramente da bagnare con dell'ottimo vino. Questa è la formazione della serata, perché io sono un amante del vino. Eccoci qua. Sbabam. In sequenza... Voi che belli siamo, brindiamo.
Salute, salute, salute. Carissimi, avete scritto che conoscete il ristorante Caracolla Marotta. Guardate che bell'antipastino, eccolo qua. Ripeto che sabato e domenica consegna anche in Umbria, quindi chiamate il Caracol. E quando si tratta di mangiare arriva Scrocchignolo, eccolo, sempre presente, non salta una scena dal 1932, incredibile, eccolo qua, guarda, buono, buono sto pesce. Buono. Ho già fatto il tripleta. Che fai, arzughe? Sì, arzugo! Carzughe! La fica! Carzughe! La fica! Che arzughe! Ma vai, fanculo! Che arzughe! Ma le scappa! Fermate che gli sparca il maio, guarda che t'ha fatto! Infatti, imbecille, infatti! Mettila, vedete! Smettila! Guarda quanto è stupido, guarda! No! Giato! Benissimo. Sei stato contento? Certo. Quanto? Tanto. Ringraziamo il Caracol sabato e domenica a Perugia anche per voi. Vero? Certo. Come vieni a dormire con te? È il sciacco di coglioni. Ah, ma va via, ma ancora, ancora se fa lo studio? Dormiamo insieme. Ma va a fanculo, che io voglio dormire con le donne, no coglioni. No, no. Che l'hanno a dormire? Ma che una bella sorca, come quella di prima. Quella c'ha un pelo lungo, tutto riccio riccio. Quel riccio riccio. Raga, non vi dico niente. Filippo, di qui si mangia il pesce, mica le chiacchiere. Tu montati qui e va a Parigi. Guarda un po' di qui che roba. Dimpo, te stai sempre a rimbuzzare, magna, eh? Ma chi arancia che ti dà l'insalatina, ti mette a dieta? Te stai a ingozzare come un bimbo, eh? Io invece sto a studiare, vede? Studio il bosone di Higgins, studio astrologia, studio i buchi neri, ma i buchi neri quelli senza pelo. Però... ti piace col pelo, vabbè, io e buco nero senza pelo. Ciao, babbuffate poco, te strozza. Eccoci qua, pigiama già pisciato, vada nanna, sempre carichi, grazie mille per oggi per tutti i bei messaggi, per aver pompato il video del Boosterillo che... mi è piaciuto moltissimo e ne sono orgoglioso, ragazzi, è solo il primo video dell'anno, quindi state sempre, sempre attenti perché qua missione far ridere, ragazzi, missione farvi passare dei momenti spensierati, perché bisogna affrontare la vita così, bisogna essere, boh, un po' come faccio io, raga, bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi voglio trasmettervi quello e spero di riuscirci perché proprio quello che ho dentro, quello che sento e quello che voglio farvi vedere. Per il resto dopo gli altri possono chiacchierare, fa quel che gli pare e escono di là, a me non mi interessa, io so quello che voglio, ma lo voglio insieme a voi. Abbiamo, ecco, siamo quasi a 400.000 e boh, mi sembra un sogno, raga, perché io, cioè, sono partito da zero, io non ho fatto televisione, io non ho fatto un cazzo, raga, ecco, ho preso la tavoletta, fatto qualche scherzo, vi parlo della mia quotidianità, ve la metto lì, ve la metto davanti, ve la metto sul piatto ogni giorno e sono sempre costante perché so che vi meritate questo, ragazzi. Chi segue da tanto lo sa che sono rimasto sempre il Carletto di sempre, quindi forza così, dai, Dio buono, dai che usciamo più forti di prima, dai, dai, è un brutto periodo, però noi per mano insieme ce la faremo, ce la faremo. Perché c'è quel coglione che lo dice sul terrazzo, ce la faremo perché sono convinto di questo, quindi raga, poi non era tanto coglione, a me faceva ridere, quindi coglione in senso buono, quindi raga, dai, basta fare morali, e adesso vado a nanna, a domani, sempre più carichi, poi c'ho in mente di mettere un video, c'è tipo un destro di nonna Maria, nonno Faustino, e lui dice tre bestemmie, se metterlo perché è un po' pesante.
Adesso ci rifletto su. Notte, 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 notte.